Veloce dato la pausa. Ma io innanzitutto volevo cominciare l'intervento manifestando la mia contentezza dell'aver partecipato a questa commissione. Sono molto contenta per il fatto che per me, devo dire, è stata una scuola. È stata una scuola perché attraverso soprattutto le audizioni e i contributi anche di vari progettisti tecnici ho veramente imparato una serie di cose che forse in nessun altro momento sarei riuscita ad imparare. E ovviamente in qualità di consigliere comunale, prima di poter formulare un'opinione, esprimere un'opinione, è stato veramente fondamentale e importante avere tutta questa preparazione, tutte queste interventi da parte appunto di portatori di interesse che mi hanno dato appunto avere tutte le conoscenze atte a poter esprimere una seppur semplice e sintetica opinione. Ecco, io penso che una delle cose positive anche dell'istituzione di questa commissione sia stato anche quello di essere riusciti a superare anche velocemente quello che poteva sembrare all'inizio una partenza sbagliata e fin troppo semplicistica del significato che aveva il Nocciolo, cioè navigazione a motore sì, navigazione a motore no. E è diventata la commissione invece una molto più profonda e argomentata riflessione sul ruolo del fiume, oltre il semplice concetto di navigazione a motore sì, navigazione a motore no. Ritengo anche che con l'approvazione in Consiglio Comunale stasera per questo documento, che io ritengo non sia solo un documento che dice che l'acqua è bagnata, ritengo che anche questa amministrazione comunale entra, diciamo, a far parte di quel gruppo di amministrazioni comunali, sia in Italia che in Europa, che è sempre più numeroso, è sempre più corposo, che cercano, insomma, in qualche modo di realizzare una pianificazione e una corretta gestione delle aree fluviali e che puntano a conservare quindi nel tempo le risorse naturali per un loro uso sostenibile. Sentivo un po' di confusione, sono quindi nel documento di sintesi, ma anche che fa delle proposte concrete, io ritengo. E ne cito alcune che per me sono fondamentali, come il risanamento delle acque provenienti dagli scarichi in città e la sicurezza del fiume. Ma penso soprattutto a quello che è emerso in maniera molto forte, sia nel dibattito tra commissari che appunto attraverso le audizioni, che è quello diciamo dell'aver dato un significato molto più concreto alla parola valorizzazione del fiume e del parco comprensoriale. Ritengo anche importante, è stata citata poco, secondo me, negli interventi precedenti, seppur molto puntuali e molto più tecnici di quello che sarà il mio, importante anche la richiesta di una legge regionale ad hoc. E vorrei dire proprio due cose volanti sul concetto di valorizzazione del fiume, sul discorso della richiesta di una legge regionale ad hoc. Penso che appunto attraverso questa commissione la maggior parte degli interventi, dei contributi, delle riflessioni, sia da parte di portatori di interesse, sia tramite i commissari durante le riunioni, si sia concentrata più sul significato appunto di valorizzazione del fiume che sul discorso appunto di navigazione a motore sì, navigazione a motore no. E penso anche che la massima condivisione si sia riscontrata nel desiderare ardentemente di riportare i cittadini verso il fiume, come è stato detto anche dai colleghi, rigenerando un rapporto tra fiume e città, pensando a tutta una serie di interventi che riportino il fiume e il parco al servizio della città e dei cittadini, nell'offerta di bellezza naturalistica, cultura, conoscenza e relax. Penso che uno dei più importanti obiettivi dell'amministrazione comunale, ma è un pensiero anche personale, forse meglio io dica, mi auguro che uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale, anche attraverso le commissioni, attraverso la commissione, sia quello di cercare di allontanare, se non cancellare, dalla mente dei
cittadini pordenonesi il triste ricordo del fiume come fonte di pericolo e di disagio. E costruire, cercare di costruire pian piano invece un'immagine del fiume Noncello come invece bellezza naturalistica della città e quindi motivo di orgoglio per la cittadinanza. Ci siamo quindi confrontati, direi, con passione su quali anche potevano essere interventi condivisi, che poi alla fine sono quelli che sono ovviamente risultati nel documento, altrimenti stasera non saremmo qui tutti a votarlo all'unanimità. E tra questi obiettivi non sono stati citati stasera, ma io penso che non siano obiettivi di poca importanza, penso che siano importanti, come la necessità appunto di costruire sentieri naturalistici, poi dove, come e nel modo migliore lo si deciderà successivamente, il discorso dei percorsi ciclopedonali e la realizzazione di attività ludico-culturali come appunto le visite guidate e gli spettacoli di teatro fluviale. Io ritengo che anche questi siano importanti obiettivi che con questo documento abbiamo raggiunto. Non ritengo che siano obiettivi che dicono soltanto che l'acqua è bagnata, ritengo che siano invece importanti. E rispetto alla richiesta della legge regionale, io vorrei fare un appunto personal politico, nel senso proprio ci tengo che sia microfono, cioè mi premeva confermare il mio favore rispetto a questa richiesta, che ha secondo me certamente il significato di superare il regio decreto del 38, nel senso non di eliminarlo, ma nel senso di avere un quadro legislativo più ampio e che, come detto prima, non si limiti a navigazione a motore sia, navigazione a motore no, ma vada oltre un concetto più ampio di valorizzazione di tutto il Noncello. Per quanto riguarda sempre comunque una riflessione sì personale ma anche di appartenenza politica, io ritengo che l'intervento dell'uomo, rispetto anche in questo lo dico alla riflessione che ha portato il collega Gennelli prima, non deve avere assolutamente significato di sfruttare il fiume per interessi economici. Io apprezzo molto la sincerità anche del collega Gennelli, che non si nasconde dietro un dito ma che dice quello che pensa in maniera molto, molto chiara, ma significa fluire del fiume semplicemente per la sua bellezza. Come anche il senso di diventare opportunità turistica, una definizione che più volte è stata riportata anche all'interno delle audizioni, non significa certamente che il fiume, per essere maggiormente frequentato, deve ricorrere per forza a cementificazioni. Rispetto a un discorso di interventi sempre di valorizzazione, io devo dire che ho notato, riscontrato, è una mia sensazione, di non aver recepito un grande interesse da parte dei comuni limitrofi, soprattutto negli interventi che hanno fatto durante la commissione a loro dedicata. E soprattutto anche rispetto a quella che potrebbe essere la realizzazione del patto intercomunale, come previsto anche dalla legge regionale 42. Sì, io capisco che forse gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto erano più interessanti, ma vi prego veramente di fare almeno finta di essere interessati, così riesco un attimo a riprendere anche il filo. Spero che magari chi magari si collega sia più interessato. Ecco, io penso che rispetto all'interesse da parte dei comuni limitrofi su questo argomento ci sia ancora molta strada da fare, perché devo dire che sia dai ricordi che rileggendo un po' così i loro interventi mi sembravano con delle idee anche un po' tanto diverse l'uno dall'altro e con molto interesse ad andare avanti su questo. Ecco, ho preso degli appunti, ma vado veloce proprio per non tediarvi troppo. Ecco, io prima vi dicevo di quante cose ho imparato anche non solo come consigliera comunale, che poi appunto di
mi è servito per formulare queste poche riflessioni, ma ho imparato tante cose anche come cittadina. E devo dire che una delle cose che ho capito del nostro fiume, del mio fiume, del fiume di questa città, è quella che è un fiume sicuramente fragile e che si regge su un ecosistema altrettanto fragile. Per questo, secondo me, ha ancora comunque bisogno di uno strumento di forza, che è quello attuale, che è quello del Regio Decreto del 38, che per alcuni può essere considerato come un punto di debolezza perché impedisce, per altri come la sottoscritta è ritenuto invece un punto di forza perché tutela e tutela appunto un fiume che io ho scoperto attraverso appunto la commissione e l'audizione essere un fiume fragile, con un ecosistema fragile e che quindi deve essere ancora tutelato. Ecco, per dare un taglio, io ho ascoltato molto attentamente l'intervento del collega Piticini quando parlava dei problemi relativi alla canoa. Io penso che sia importante riuscire a fare in modo che il nostro fiume possa essere praticato il più possibile da questo tipo di sport, perché mi sembra di aver capito, questo lo dico sempre da allieva che ha imparato delle cose, mi sembra di aver capito che anche rispetto all'utilizzo da parte di anziani disabili la canoa sia il mezzo più facile perché comunque il nostro fiume è un fiume della corrente semplice, non è nudoso né tumultuoso e quindi potrebbe eliminare anche quel discorso di discriminazioni sulle pari opportunità nell'accesso alla navigazione sul fiume. Ecco, direi che non aggiungo altro, ho tagliato alcuni appunti che avevo preso perché non voglio appunto tediarmi ancora con cose, tra l'altro la mia è una semplicissima proprio riflessione rispetto al documento di sintesi. Direi che forse la maggior parte delle cose, le più importanti, le abbiamo dette all'interno delle commissioni nel momento in cui dovevamo appunto concordare e trovare dei punti di incontro per fare questo documento, quindi dire anche qualche cosa sul documento è un atto dovuto, ma non mi dilungo. E quindi ovviamente sono favorevole, sarò favorevole a questo documento e volevo ringraziare anche tutti i colleghi, compreso il Presidente della Commissione, che in maniera molto costruttiva siamo riusciti a tutti gli effetti a ottenere, secondo il mio modesto parere, comunque un buon risultato. Grazie.